Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva le comandi questo sacrificio e vuole gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la tua santa Chiesa. O Dio, che sei la misericordia senza limiti, accogli questo sacrificio di salvezza in tuo flagello dei nostri fratelli defunti e dona loro la remissione di tutti i peccati, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Innalziamo i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di cui oggi facciamo solenne memoria, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, a metterli a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre, ho ordinato. Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo o così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, permetti a noi i nostri debiti, come noi dimentichiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri uomini, e per l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre vita di nostre case, e sicuri da ogni turbamento, nella presa che si compia la beata speranza. Renda il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, hai detto ai tuoi apostoli di nostra la pace e di Dio la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua chiesa. Donale ai padri secondo la tua volontà, che ti dici a regni e il secolo di quei secoli. Non preparati chiedono al Signore la grazia di purificarsi per poter andare alla prossima occasione. Di questa tua famiglia porti sollievo ai nostri fratelli defunti. Il sacrificio del Cristo Redentore li purifichi da ogni peccato e li renda partecipi della salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. E che il Signore ci ha dato tra i comandamenti, il primo che riguarda il nostro vivere civile, che è il comandamento onora il padre e la madre. Ecco, anche questo è un modo di onorare il padre e la madre.
è una cosa bella. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Andiamo, grazie a Dio.